Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su Rims Racing, ma come vedete non siamo nella solita schermata del menu carriera, perché oggi, a grande richiesta, andremo a sviscerare quelli che sono dei trucchetti o comunque dei suggerimenti per andare forte ed essere costanti su Rims Racing. Questo video è stato richiesto a gran voce da molti di voi, anche a più riprese. In ogni video mi trovavo un commento dove mi chiedevate appunto di fare video tutorial, una specie di tutorial. Io non sono niente, non sono nessuno per insegnare niente a qualcuno di voi, però sicuramente vi posso dare dei suggerimenti, essendo già arrivato alla seconda stagione della carriera, che vi permetteranno di avere una vita un po' più facile sul gioco. Quindi ragazzi, non ci perdiamo troppo in chiacchiere, lasciate like subito al video, iscrivetevi al canale immediatamente, cerchiamo di arrivare a questi 500 fantomatici iscritti e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Iscrivetevi anche a Twitch e Instagram, dove mi trovate sia con l'account del canale sia con l'account personale AntonioCatanzaro91, e vediamo cosa andremo a guardare nello specifico in questo video. Prima di proseguire però vi devo fare alcune premesse. Nella fattispecie la prima premessa riguarda i tasti. I tasti che io sto usando, come potete vedere, non sono gli stessi che mi propone il gioco. Ossia, sì, vabbè, accelerato per curvare, sì, è ovvio che quello rimane standard. Ma come vedete, per acceleratore e freno anteriore non uso i triggers. Questo perché il pollice nell'essere umano è il dito più sensibile. Quindi avere l'acceleratore o il freno sulla levetta analogica destra ci permette di avere un pochino più di sensibilità. È un suggerimento che vi do anche perché, ragazzi, è una configurazione tasti che ho imparato ad apprezzare da Gran Turismo. Quindi Gran Turismo dagli anni 90 ci fa giocare con questa configurazione. Ormai mi sono abituato così, quindi i suggerimenti che vi do sono validi nel momento in cui usate questa configurazione. Non è che se non usate questa configurazione tasti non valgono, ma dovrete stare molto più attenti perché i triggers sono un po' meno controllabili e spesso e volentieri il sensore del triggers si usura più velocemente di quello delle levette analogiche nei joypad PS4. Ora non so su Xbox, ma io parlo per PS4, quindi vi do suggerimenti riguardo la PS4. La seconda premessa che mi preme fare, ragazzi, è che il 70% di quello che vi dirò oggi è valido solamente negli eventi in cui corriamo in una pista, quindi non valgono o valgono in minor misura o in misura addirittura maggiore nelle strade di montagna che Rims spesso e volentieri ci fa percorrere. Per esempio, ragazzi, il video sarà diviso in partenza, in tre, ovviamente in quattro grandi capitoli: in partenza, frenata, accelerazione, percorso e bagnato. Quindi, ragazzi, bene o male, nella parte solo che riguarda la frenata, i discorsi che dirò oggi non valgono, o meglio, valgono ancora in maniera maggiore, in maniera più accentuata nei circuiti stradali, quindi in quelli dove non abbiamo una vera e propria pista ma abbiamo delle strade adibite per poter correre. Quindi ragazzi, adesso non perdiamoci più in chiacchiere, andiamo a vedere il primo caso, il primo suggerimento numero 1, la partenza. Il primo suggerimento che ho da darvi, ragazzi, riguarda il primo momento della gara, ossia la partenza, quel famoso stacco frizione che è tanto agognato dai piloti di MotoGP, Superbike, eccetera eccetera, tutte le categorie a seguire, e che tanto può pregiudicare una vostra gara nel caso in cui lo effettuaste in maniera errata, ma tanto anche vi può dare come vantaggio nel momento in cui lo andate ad azzeccare. Innanzitutto, ragazzi, iniziamo col dire che queste moto, come questa Aprilia RSV 1100, anzi, scusate, sono dei mostri di potenza e coppia e spesso e volentieri in partenza tendono ad impennarsi. Ma noi per il momento, poi dopo sviscereremo altre situazioni, vedremo come effettuare lo stacco ideale. Per effettuare lo stacco frizione, una tattica che ho studiato e che mi ha aiutato tanto anche nella carriera, e
chi mi segue dall'inizio della carriera lo sa, è quello di fare una specie di countdown di contro la rovescia partendo da 3, a partire dal momento in cui si accende il semaforo. Tanto più è preciso il vostro countdown, tanto più sarà precisa la partenza. Non è importante che moduliate la frizione, infatti io la frizione l'ho messa su un tasto che non è modulabile come un trigger o una levetta analogica, che è il tasto R1, ma è importante il momento in cui scegliete di staccare la frizione. A volte con questa strategia, soprattutto nei primi momenti, con questo suggerimento, con questa tattica se vogliamo, vi capiterà di fare delle false partenze, ma non ci vuole niente a ripartire e riprovare nuovamente per raggiungere la perfezione. Quindi il suggerimento che vi do è: facciamo finta che siamo sulla piazzola di partenza, no? Si accende il semaforo. Dal momento in cui si accende il semaforo rosso, noi dobbiamo contare 3, 2, 1, restando più fedeli possibili ai secondi reali. Se avete un orologio davanti è più facile, perché almeno per quanto riguarda l'inizio, poi il cervello si abituerà, potete vedere materialmente i secondi che passano. Quindi il countdown sarà molto più preciso. Poi, come vi dicevo, il cervello si abituerà alla situazione e di conseguenza sarà anche più facile per voi eseguire il countdown senza un orologio a disposizione nelle immediate vicinanze. Quindi vediamo un esempio pratico. Si accende il semaforo rosso. Noi dal momento in cui si accende il semaforo rosso iniziamo con il 3. Portiamo i giri del motore al massimo, rimanendo con la levetta dell'acceleratore, cercando di far rimanere l'acceleratore a metà scala, quindi in questo caso tra i 9 e gli 11.000 giri. 2, 1, il nostro 0 deve corrispondere, evitiamo di sbiellare sta povera RSV4, dicevo, il nostro 0 deve corrispondere allo spegnimento del semaforo. Quindi, ricapitolando, quindi prima che si accende il semaforo, già a metà acceleratore. 3, si accende il semaforo. 2, 1, 0, si spegne il semaforo e partiamo subito. In questo caso, ragazzi, avete visto che la nostra partenza non è stata un granché, perché gomma fredda, eravamo fermi da parecchio e la ruota ha slittato. Tra l'altro sto usando delle gomme Diablo Rosso 4 che, a differenza delle slick, non è che offrono tutto sto grip. Però, ragazzi, questo era voluto, perché vi voglio dare un altro suggerimento che riguarda la partenza. Dopo aver staccato la frizione ed essere partiti, non accelerate subito tutto, nel senso che fino a quando sentite la ruota che spinna dovete cercare di rimanere sempre nel range che avete usato in quei 10... in quella metà scala, ecco, di acceleratore che avete usato per partire. Quindi rivediamo l'esempio. Semaforo rosso, 3, 2, 1, peso del corpo anteriore, 0. Quando la gomma posteriore ha finito di spinnare, allora possiamo accelerare tutto. Altro suggerimento che vi do è: in partenza, specialmente se non avete delle termocoperte, saranno fredde le gomme, quindi le prime curve affrontatele con molto rispetto. Adesso, ragazzi, vi faccio rivedere la partenza a rallentatore e... per farvi vedere esattamente il momento in cui accelero tutto. Prima di passare all'atto pratico e vedere come andrebbe eseguita correttamente una partenza su Rims Racing, vediamo il secondo suggerimento, ossia non tirare la prima marcia. Per questo suggerimento, ragazzi, abbiamo montato delle gomme SC3 che hanno un po' più di grip e ci garantiranno una presa migliore sull'asfalto. Questo perché vi voglio far vedere che queste moto sono così potenti che la prima marcia tenderebbe a farci ribaltare all'indietro e a farci di conseguenza entrare in funzione troppo traction control, anti-wheelie, eccetera eccetera, facendoci anche perdere potenza e di conseguenza tempo. Quindi vediamo subito come agire nel caso di una partenza, ma il discorso che faremo adesso vale anche per le ripartenze da curve lente come il tornante.
Partendo sempre dal presupposto che siamo in griglia e stiamo per effettuare la nostra partenza, vediamo di spostare il peso tutto in avanti. Ecco, adesso non lo vedete, magari vi faccio così. Ecco, vedete che adesso il peso della moto è spostato neutro, invece così è in avanti. Perfetto. Spostiamo il peso della moto in avanti per avere il minor danno dall'eventuale impennata che ne scaturirebbe. E come prima, proviamo la nostra partenza. Cerchiamo di non tirare la prima marcia dopo la partenza. Quindi, per esempio, 3, 2, 1. Questo è come andrebbe effettuata una partenza senza perdere tempo su Rims Racing. Ovviamente c'è un'altra possibilità, ossia quella di tirare la prima marcia, cosa che non vi suggerisco, ed è questa qua. 3, 2, 1. Vedete come rimbalza l'anteriore? Inizia ad accelerare a piena potenza molto tardi. Ora lasciate che stiamo anche sullo scollino, però inizierete ad accelerare tanto, molto molto tardi, e quindi perderete tempo. Vediamo adesso nel caso in cui ci troviamo in uscita da una curva lenta. Stiamo per arrivare al tornantino, la curva più lenta di Zolder. Quindi che cosa facciamo? Prima marcia, facciamo la curva apice, acceleriamo tutto, ma mettiamo subito la seconda. Vedete come impenna di meno la moto e ci permette di avere più direzionabilità anche. Ricordate ragazzi che ogni contatto perso tra ruota anteriore e asfalto è un ingresso dell'anti-wheelie che ci darà fastidio per quanto riguarda l'accelerazione, quindi saremo più lenti in accelerazione. Adesso andiamo a vedere l'atto pratico, cosa significano le cose che vi ho detto adesso, i primi due casi, i primi due suggerimenti, con una partenza reale di una gara. Nella fattispecie voglio farvi vedere partendo ultimi con delle gomme che sono poco sportiveggianti. È vero che abbiamo la IA al 70%, però è anche vero che l'IA in accelerazione va fortissimo. Accelerazione frenata in questo gioco, appena metti più del 50%, sono devastanti i personaggi dell'IA. Quindi vediamo con le Diablo Rosso 4 in partenza cosa riusciamo a fare. 3, 2, 1. Vedete quante posizioni stiamo guadagnando? Siamo praticamente sul podio. Ora lasciate stare che siamo andati lunghi, però avete visto che la nostra partenza è stata veramente fulminante. Questo perché abbiamo contato esattamente 3 secondi da quando si sono accese le luci del semaforo e non abbiamo tirato la prima marcia, perché avessimo tirato la prima marcia sarebbe successo questo. 3, 2, 1. Vedete che siamo andati due posizioni indietro, una rispetto a quella che guadagnavamo prima, mettendo subito la seconda. Ecco, questo è il suggerimento più prezioso che ho da darvi in questo video. Mi raccomando ragazzi, la partenza su Rims è fondamentale, cercate di sfruttarla nella miglior maniera possibile. Andiamo adesso al terzo suggerimento, ma cambiamo completamente ambito. Come potete vedere abbiamo cambiato sia moto, che in questo caso è una Yamaha R1M del 2020, e sia siamo su un altro circuito, il Paul Ricard. Questo perché il Paul Ricard è un circuito molto ma molto veloce, che ci offre delle staccate violente per curve lente, ma anche delle curve molto ma molto veloci da affrontare quasi in pieno. Perché siamo venuti qui? Perché il nostro prossimo capitolo riguarda la frenata. Il primo suggerimento che vi andrò a dare riguardo questo capitolo, che mette le basi sulla frenata, riguarda le frenate importanti, quindi quelle da dove si arriva a grande velocità per frenare a basse velocità, come può essere appunto la prima curva, la prima chicane del circuito Paul Ricard. Andiamo a vedere la corretta esecuzione di una frenata di questo tipo. In questo caso, ragazzi, dobbiamo cercare di frenare il più possibile all'inizio per poi scalare
tutte le marce fino alla seconda, perché la prima curva del Paul Ricard, ragazzi, non si fa in prima, si fa in seconda, ci sono molti che sbagliano, e tenere il freno fino ad ingresso curva per poi mollarlo al centro curva e aprire leggermente il gas. Andiamo a vedere al lato pratico questo cosa significa. Innanzitutto dobbiamo trovare il punto di frenata, ma vedremo dopo cosa bisogna fare per trovarlo. Subito, seconda marcia, ci teniamo più esterni possibile e poi entriamo in curva senza problemi. Lo rifaccio vedere, ve lo faccio rivedere nella seconda chicane, che è forse ancora più lenta. Da quinta marcia, subito, prima marcia, tira tutto il freno e lo molli pian piano che entri nella curva. Ora vi metto anche un replay che vi fa vedere esattamente cosa fare. È molto importante, ragazzi, specialmente in questi casi dove non abbiamo delle gomme così performanti, quindi se siamo ancora agli inizi della nostra carriera, non abbiamo i soldi per comprare delle SC1, delle SC0, avere controllo specialmente col freno posteriore. Usare il freno posteriore in entrata di curva ci aiuterà tantissimo a chiudere la traiettoria, e anche se saremo un pelino lunghi ci salverà le chiappe più di una volta. Un altro suggerimento che mi viene da darvi riguardo questo primo argomento riguardante la frenata è di non aver paura di entrare in curva con i freni in mano. Entrare in curva con i freni in mano non vi fa automaticamente cadere sul rims. Certo, se entrate in curva completamente piegati e prendete in mano i freni, si chiude l'anteriore e un attimo. Però se entriamo in curva leggermente piegati, con il freno anteriore tirato e il freno posteriore a pacco, ma siamo modulari nel rilascio del freno posteriore, è meglio. Questo perché la ruota anteriore è più caricata, quindi la ruota anteriore avrà più presa sull'asfalto. Fate un esempio pratico con me adesso. Mettete la vostra mano poggiata su un tavolo o qualsiasi altro strumento dove potete poggiare la mano, oppure sul pavimento, e provate, senza dar pressione, a spingerla in avanti. La vostra mano scivolerà tranquillamente in avanti. Diverso è il fatto se provate a mettere spinta verso il basso con la mano. Quindi, se proviamo a mettere pressione con la mano sul tavolo, la mano avrà molta più difficoltà a scorrere in avanti. Questo è lo stesso principio per cui, se entrate in curva leggermente frenati e mettete più carico all'anteriore, l'anteriore vi si chiuderà più difficilmente e quindi cadrete a terra meno frequentemente. Vediamo adesso invece il quarto caso, ossia la frenata nelle curve veloci. Per questo quarto suggerimento, ragazzi, ci siamo spostati di location, ma abbiamo mantenuto la stessa moto. Siamo a Monsanto Circuit. Questo perché Monsanto offre diversi spunti per i prossimi suggerimenti che vi darò. In questo caso andiamo a vedere il suggerimento che riguarda appunto la frenata per le curve veloci. Monsanto in questo caso ci viene incontro, ci mette un lungo rettilineo molto veloce dove si raggiunge la velocità massima, e subito dopo una chicane destra-sinistra da affrontare in quarta, quindi molto veloce. Ma come si frena dalla sesta marcia alla quarta marcia per entrare in questa chicane? Adesso lo andremo a vedere. Il segreto per affrontare questo tipo di curve non è quello di togliere tutte le marce per arrivare a quella che serve alla nostra curva subito, immediatamente, ma di essere graduali. Cosa significa? Noi pinziamo forte,
ma non togliamo via subito le marce, aspettiamo che i giri motore calino un pochino, verso gli 11-10.000 giri. In questo modo il freno motore sarà più dolce e ci accompagnerà di più dentro la curva. Invece, se l'affrontassimo come affrontiamo una curva secca e lenta, il freno motore ci butterebbe per aria nel 99% dei casi. Ora vi faccio vedere prima un caso dove andiamo a sbagliare, a togliere tutte le marce che servono, e poi il secondo caso è quello giusto, in cui andremo a togliere parzialmente, a togliere piano piano le marce, per poi trovarci in curva senza andare per terra. Ancora una volta sto usando delle Diablo Rosso 4 perché, avendo poco grip rispetto a delle SC per esempio, ci offrono più spunto, ci offrono una visione più obiettiva di quello che sarebbe il problema. Iniziamo col prendere velocità per questa curva, ragazzi. Adesso toglieremo 3 marce, perché questa curva è da terza o da seconda, subito. Ecco, avete visto? Eccolo là. Eccolo là. Che vi dicevo? Il freno motore ci ha fatto andare letteralmente per aria, non dandoci neanche la possibilità di controllare. Per carità, stavamo entrando anche bene in curva, ma perché questa moto è completamente modificata e ci dà la possibilità di essere anche un pochino più aggressivi, perché la ciclistica ce lo consente. Ma se usassimo una moto completamente stradale, ci avrebbe sbalzato al secondo cambio marcia, sostanzialmente. Sarebbe successo esattamente questo. Vediamo adesso il caso in cui usiamo la strategia giusta, quindi quella con cui togliamo piano le due marce che servono per affrontare la curva. Corretta esecuzione di una frenata per una curva veloce. Arriviamo qui. Già un po' si stava scomponendo senza mettere tutto senza togliere tutte le marce, e come vedete l'abbiamo affrontata molto più tranquillamente, ragazzi, senza essere impiccati, senza andare per aria e quant'altro. Vi faccio vedere un'altra curva che c'è subito dopo questa, che è più o meno la stessa cosa. Ci arriviamo di quinta marcia, dobbiamo scalare due marce fino alla terza, che è questa qui. Vedete come ho messo tardi la terza? Appena praticamente stavamo entrando in curva l'abbiamo messa. Questo ci aiuta ad avere più grip sul posteriore e evitare che il posteriore si imbizzarrisca durante la frenata, il che è molto importante, specialmente se dobbiamo amministrare un vantaggio maturato grazie alla partenza che vi ho spiegato. Si chiude così il secondo capitolo di questo video, che parla di frenata, con questi due ulteriori suggerimenti. E ripeto, ragazzi, non abbiate paura di entrare in curva con i freni pinzati, ve lo sottolineo, a caratteri cubitali. E si apre il terzo capitolo di questo video, che riguarda l'evento esattamente opposto a quello della frenata, ossia l'accelerazione. Siete in questo bellissimo circuito molto vecchio stile, antico se vogliamo, non esiste più sfortunatamente, ma è anche un circuito poco sicuro e tutte le motivazioni che ne conseguono, e state per affrontare curva 2, che è un tornante verso destra che stringe poi in uscita. Cosa dovete fare? Vabbè, l'abbiamo già visto: frenare in maniera decisa, affrontare il tornante rilasciando i freni poco alla volta. In uscita di curva cosa si fa? Accelero tutto usando l'acceleratore come se fosse un interruttore, quindi o 0 o 90, oppure siamo graduali nell'accelerazione. Ovviamente, ragazzi, il 90% di voi avrà già indovinato: usiamo l'acceleratore in maniera molto graduale, soprattutto in quella curva o nelle curve in genere da dove usciamo in prima marcia, per evitare che la moto abbia comportamenti bruschi o che la ruota inizi a spinnare in maniera incontrollata. Vediamo prima, come è successo precedentemente, il caso in cui usiamo l'acceleratore come un interruttore, quindi sbagliando, e dopo vediamo la maniera più corretta per utilizzarlo. Caso in cui l'acceleratore viene usato nella maniera più scorretta possibile, ossia come un interruttore. Arriviamo al tornante, acceleriamo tutto e andiamo per terra.
Ecco, vedete che non ci ha dato neanche una avvisaglia, noi siamo andati direttamente per terra. Non usate l'acceleratore come se fosse un interruttore, l'accelerazione deve essere graduale e adesso andiamo a vedere come. Modo corretto per utilizzare l'acceleratore, in maniera graduale. Arriviamo al tornante, mettiamo la prima marcia, affrontiamo il tornante. In uscita di curva iniziamo a puntare il gas per poi darlo tutto in uscita completata e dare tutto quello che abbiamo poi nel rettilineo successivo. Questa è la giusta maniera per affrontare quel tornante. Vi metto un replay a rallenti così vi faccio vedere esattamente quando andrebbe aperto il gas. Visto ragazzi com'è facile trovare la giusta quadra per uscire dalle curve nella miglior maniera possibile? Qui ci ricolleghiamo anche al discorso fatto prima riguardo alla prima marcia. Nei tornanti lenti, in uscita con la prima marcia, mettiamo subito la seconda, che magari possiamo accelerare un po' prima a gas pieno, senza aver paura che la ruota anteriore si inizia a sollevare da terra. Quindi questo discorso appunto si va a ricollegare al discorso sul non tirare la prima marcia che facevamo nel capitolo precedente, o meglio in due capitoli fa. Ok ragazzi, allora interrompo qui il video perché ho deciso di dividere questi 10 suggerimenti per andare forte su Rims senza stendersi in due parti, questo a causa dell'elevata tempistica richiesta per spiegarvi tante cose, quindi essendo già il primo video venuto un po' lungo, lo dividiamo in due parti, oggi abbiamo visto i primi 5 suggerimenti, dopodomani vedremo gli ulteriori 5 suggerimenti. Quindi grazie per aver visto questo video, mi raccomando lasciate like al video, iscrivetevi al canale, molto importante, e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Noi ci vediamo dopodomani con la seconda parte, un bacione, ciao a tutti!